deciso di fare questo video leggermente diverso, di parlare un pochettino della storia dell'antifurto. Per quanto noi siamo abituati a pensare agli sistemi d'allarme come oggetti nati negli ultimi 40 anni, più o meno con la nascita delle grandi aziende italiane che hanno fatto la storia dell'antifurto, quale Tecnoalarm, Lince, Gesco qui in Liguria, che comunque nasce nel 1975, e altri nomi importanti, in realtà la storia dell'antifurto inteso come impianto elettrico ed elettronico è molto più antica. Per la precisione, il primo sistema d'allarme elettronico nasce nel 1863 e ad inventarlo è August Pope. Questo elettrotecnico di Somerville, una cittadina che oggi è praticamente periferia di Boston, inventa un sistema quanto mai semplice, ma al tempo stesso, se ci lo pensiamo nell'epoca in cui nasce, molto ingegnoso. Sono dei sistemi con banali contatti magnetici alla cui apertura azionavano un circuito che eccitava un solenoide e le vibrazioni elettromagnetiche di questo solenoide facevano per muovere un martello che percuoteva una campana. Non era neanche possibile fermare questo sistema d'allarme chiudendo banalmente la finestra o la porta che l'aveva azionato, ma era necessario andare a resettare il solenoide con un pulsante appunto di reset, per cui davvero aveva anche previsto le possibili manomissioni. Pope però rimase un inventore e vendette tutti i suoi diritti sull'invenzione a un uomo d'affari, un certo Edwin Holmes, che 5 anni dopo, siamo nel 1857, realizzò la prima rete centralizzata di allarmi. Non solo questi allarmi andavano molto bene ed erano addirittura indipendenti dalla rete elettrica perché erano alimentati a batterie, ma Holmes, grazie ai suoi agganci, riuscì a prima di tutto fare una campagna marketing per cercare di venderli in ogni casa e in secondo luogo sfruttò la rete telegrafica esistente per inviare i primi teleallarmi alle forze dell'ordine. Se ci pensiamo, abbiamo ancora oggi impianti d'allarme senza vettore di comunicazione e invece negli Stati Uniti nel 1867 avevano già pensato che l'utilità finale dell'allarme non era far suonare una campana ma avvisare qualcuno. E un'altra pietra miliare che completò la quadra di questo processo di appunto creare un qualcosa che avvisasse terzi la fece un certo Edward Callahan 10 anni dopo Holmes. Callahan prima creò una rete di emergenza tra lui e i suoi 50 vicini di casa del suo quartiere, di modo che le case fossero tutte interconnesse e all'allarmarsi della casa numero 1, nella casa numero 20 fosse possibile capire, e in tutte le altre, che c'era un allarme in corso e grazie a un certo numero di suoni consecutivi dei campanelli era possibile anche identificare con certezza quale fosse la casa in cui era in corso l'allarme. Ma la pensata di Callahan fu ancora più avanti. Dal momento che le reti telegrafiche e le prime reti telefoniche cominciavano a essere interconnesse, la pensata di Callahan fu di far confluire tutte le cablature dei suoi clienti verso un unico punto di raccolta, tipicamente nel suo ufficio, e da quelle mandare un avviso di avvenuta intrusione a una centrale di vigilanza. All'epoca era una cosa molto casalinga, ma nasce la prima centrale di vigilanza. Pensate oggi quanto siamo ancora resti ad affidare il nostro antifurto a società esterne. Spesso e volentieri il massimo che facciamo è ricevere una chiamata noi, quando invece 150 anni fa erano già proiettati nell'idea che l'unica utilità di un antifurto fosse avvisare qualcuno che potesse intervenire rapidamente. Il modo di pensare estero e il modo di pensare italiano degli allarmi sono molto diversi, però il recente arrivo sul mercato italiano di alcune multinazionali estere penso che ci obbligherà tutti a ragionare in maniera diversa sui sistemi antintrusione e a pensare che il loro scopo principale è quello di far intervenire il più rapidamente possibile qualcuno che possa fare qualcosa. Ciao!